Mister Beretti, grandissima partita, mai in discussione. Cosa dire di più di questa prestazione in cui tutti hanno dato non il 100%, ma molto molto di più? Una partita di grandissimo livello, cioè siamo riusciti a essere secondo me molto superiori a una squadra come Limolese, che fino adesso ha fatto veramente molto bene. Mi è piaciuto tutto, mi è piaciuta la solidità di squadra. Credo che abbiamo rischiato una volta nel secondo tempo su una situazione in cui siamo stati un pochettino leggeri, però per il resto non abbiamo concesso niente e penso che abbiamo creato più di una dozzina di palle gol, alcune delle quali non finalizzate bene, però molto bene oggi in Tigione. Grande motivazione, grande determinazione, e la squadra non ha mai mollato, in ogni momento era sempre al centro, sempre pronta a dare il suo contributo a questa partita. Veramente una grande prestazione da parte di tutti i suoi giocatori. Sì, bravi tutti, bravi anche quelli che sono entrati. Devo dire che secondo me la squadra lavora tanto durante la settimana, per qualcuno esageriamo anche nei carichi di lavoro, ma non è vero. Secondo me questa squadra si vede anche in campo che dà tutto, dà tanto, dà di più e pressa anche fino all'ultimo secondo. Questo tridente senza centravanti funziona bene? Beh sì, funziona, abbiamo fatto alcuni aggiustamenti, però funziona anche con tutti gli artefici che abbiamo a disposizione, funzionerà anche con Formato, se volete intendere quello. No, non volevamo intendere quello. Comunque una mossa anche molto azzeccata è quella di far giocare Nappo mezzala. Tutti lo davano come centrale, ma come mezzala sta dando veramente di più di quello che tutti ci sarebbero aspettati. Bisogna dare il tempo anche a un allenatore, cosa che nessuno fa, di capire un po' che giocatori ha a disposizione, di capirne le caratteristiche. Abbiamo switchato quelle posizioni perché secondo me ci davano più equilibrio, più qualità in certe zone del campo e anche più aggressività in altre, però direi che la squadra sta facendo molto bene. Non si ferma più Lentigione? Ma non lo so, noi abbiamo siamo sempre vissuti una partita alla volta, continuiamo così che va bene. Veramente un grosso spettacolo anche per il pubblico, questo molto importante anche questo in Serie D. Beh, oggi c'era una degna cornice di pubblico, anche grazie ai meravigliosi tifosi del Limolese che ha cantato per 95 minuti e anche ai ragazzini che sono venuti a sostenerci. Fa piacere, insomma, anche in casa mostrare questo tipo di calcio. Fa piacere anche perché i giovani non sembrano giovani, questo è una cosa molto importante. Ma io credo che quando arrivano a giocare in Serie D bisogna poi anche, tra virgolette, svegliarsi alla svelta, e per fortuna io ho giovani che sono svegli. Bene, grazie, complimenti mister.